Chi vaga su Google Earth si imbatte spesso nei luoghi più originali e strani del mondo, come questa misteriosa piramide scoperta in Antartide. Ben presto internet è esploso con ogni sorta di teoria su questa forma insolita. Potrebbe essere un segno di un'altra forma di vita? Questa piramide è davvero naturale o è stata costruita dall'uomo? Tanto per cominciare, non è la prima volta che si scopre una piramide in Antartide. La prima fu osservata dalla spedizione antartica britannica nel 1910 e tenuta segreta per molto tempo. Il fatto che la scoperta sia stata tenuta nascosta non ha fatto altro che aumentare il mistero. Una seconda struttura di questo tipo è stata scoperta nel 2016, aumentando ulteriormente l'interesse per la questione. Il mistero è stato presto decifrato dagli scienziati. Queste formazioni sono solo montagne. Si trovano nei pressi dei Monti Ellsworth, una catena lunga oltre 400 chilometri. Si tratta quindi di picchi montuosi che hanno sfondato lo strato di ghiaccio. Per quanto riguarda la loro forma particolare, si tratta solo di una coincidenza. Le piramidi sono presenti in natura. Il Cervino nelle Alpi e il monte Búlandstindur in Islanda, per esempio, sono abbastanza simili in termini di forma. Per quanto riguarda il nome ufficiale di questi picchi, sono chiamati Nunataks, ovvero picchi di roccia che spuntano attraverso un ghiacciaio o una lastra di ghiaccio. L'Antartide ha caratteristiche molto più incredibili, come il fatto che ospita dal 60 al 90% dell'acqua dolce del mondo. Questo perché la sua calotta glaciale è la più grande del pianeta e si estende per 14 milioni di chilometri quadrati. Ti risparmio i calcoli, ma solo l'1% del continente è libero dai ghiacci. Nel suo punto più profondo, il ghiaccio dell'Antartide raggiunge uno spessore di 4,5 km, ovvero la metà dell'altezza del Monte Everest. Se mai dovesse sciogliersi completamente, il livello del mare salirebbe a circa 60 metri. Qui però non ha sempre fatto così freddo. A un certo punto della storia del nostro pianeta, l'Antartide aveva le stesse temperature medie della città di Melbourne di oggi. Ci sono volute molte ricerche, ma gli scienziati hanno scoperto che le temperature dell'Antartide potevano raggiungere i 17 gradi Celsius. Certo, si tratta di 40-50 milioni di anni fa, ma se ci pensate bene, era lo stesso periodo in cui i dinosauri vagavano sulla Terra. Anche il tempo è diverso in questo continente ghiacciato. Tutte le linee di longitudine, che ci aiutano a calcolare i diversi fusi orari, si fondono in un unico punto al polo sud. Qui ci sono 6 mesi di luce diurna in estate, seguiti da 6 mesi di buio completo durante la stagione più fredda. Quindi gli scienziati che lavorano qui rimangono in media nello stesso fuso orario da cui provengono. Le cascate di sangue non sono un capitolo di un film thriller, ma semplicemente una serie di cascate situate in una delle regioni più aride dell'Antartide. Emergono da un lago sotterraneo, pieno di un tipo speciale di batteri. Questi piccoli organismi usano i solfati come combustibile invece degli zuccheri, il che li rende molto intriganti per gli scienziati. L'acqua contenuta in questo lago è così ricca di ferro che in pratica si arrugginisce quando incontra l'aria. Per questo motivo, il colore rossastro della cascata le conferisce anche il suo nome. Il megalodonte è stato il più grande predatore mai conosciuto nella storia del nostro pianeta. In termini di localizzazione, il megalodonte viveva praticamente in tutte le acque del nostro globo, tranne che in prossimità dei poli. Il motivo per cui non sono stati trovati denti di megalodonte in Antartide è probabilmente perché la gigantesca creatura si era adattata solo alle calde acque tropicali e subtropicali. Se un giorno avrete intenzione di visitare l'Antartide in barca, sappiate che non potete arrivarci su un'imbarcazione non metallica. Lo scafo del vostro mezzo di trasporto deve essere in acciaio o alluminio per resistere alle dure condizioni climatiche. L'Antartide non ospita molti insetti. In effetti c'è solo una specie di insetto che chiama questo posto casa. È un moscerino senza ali chiamato Belgica antartica. Questa mosca è così minuscola che raggiunge solo una lunghezza compresa tra i 2 e i 6 mm, ma è comunque il più grande animale terrestre dell'Antartide. Molti pesci antartici hanno anche una sostanza antigelo nel sangue. Non ne hanno necessariamente bisogno per proteggersi dalle temperature rigide, ma soprattutto per evitare di toccare il ghiaccio. Questi antigelo sono costituiti da grandi molecole glicoproteiche. Esse circondano i piccoli cristalli di ghiaccio che si formano, evitando che si diffondano nei tessuti dell'animale, causando danni ingenti.
creano inoltre una sorta di piccolo cuscino, bloccando i cristalli di ghiaccio appuntiti in modo che abbiano meno probabilità di causare dolore. In questo continente ghiacciato non piove molto, ma una sorprendente particolarità meteorologica dell'Antartide è che è pieno di polvere di diamante. Questa polvere è costituita da piccoli cristalli di ghiaccio che spuntano dall'aria umida vicino alla superficie terrestre. Pensate a una nebbia ghiacciata. Quando scorrono nell'aria e vengono toccati dalla luce del sole, iniziano a scintillare, facendo sentire i visitatori qui come se fossero circondati da diamanti. Probabilmente è l'ultimo posto in cui si vorrebbe entrare in travaglio, ma nel 1978 qui è nata la prima persona in assoluto. Il suo nome era Emil Marco Palm, e da allora altre 10 persone sono nate qui in Antartide. C'è un lago in questo continente ghiacciato che è così pieno di sale da rendere impossibile il congelamento, anche se le temperature possono scendere fino a 5 gradi. Questo perché l'acqua pura congela a 0 gradi centigradi. L'acqua contenente sale o qualsiasi altra sostanza congela comunque, ma a una temperatura molto più bassa. Questa temperatura inferiore è regolabile, a seconda della sostanza stessa e della quantità che è stata inserita nell'acqua. L'Antartide è stato l'ultimo continente ufficiale a essere scoperto. È rimasto completamente sconosciuto fino agli anni 20 del XIX secolo, ma ci sono voluti altri 20 anni per confermare che si trattava effettivamente di un continente e non solo di un gruppo di isole ghiacciate. Solo perché qui fa molto freddo non significa che non si possa avere un appuntamento. Una notte di dicembre, uno scienziato americano che si trovava in Antartide si è collegato a un'app di incontri semplicemente per curiosità. Era certo che non sarebbero apparsi altri profili, ma con sua grande sorpresa ha trovato subito qualcuno. Un altro ricercatore che si trovava a soli 45 minuti di distanza, ovviamente in elicottero. Alla fine si sono messi insieme e hanno avuto il primo appuntamento in Antartide mai registrato. Oltre ai ghiacci, questo continente possiede anche un'altra cosa, molto più in abbondanza di qualsiasi altro posto sulla Terra: i meteoriti. Se consideriamo le ricerche effettuate dagli scienziati, i meteoriti hanno le stesse possibilità di raggiungere qualsiasi luogo del nostro pianeta. Tuttavia, una volta attraversata la nostra atmosfera, la situazione è un po' più complessa. Questo perché i diversi climi del nostro pianeta, come quelli umidi che si trovano vicino alla giungla, hanno molta umidità e ossigeno, che corrodono la maggior parte dei meteoriti. Il clima dell'Antartide è molto secco, quindi la possibilità che i meteoriti si corrodano è minima. Inoltre è molto più facile individuare queste rocce sulla superficie bianca e ghiacciata di quest'area che in qualsiasi altro luogo della Terra. Se non siete spaventati dal freddo, sicuramente vi spaventerete quando sentirete parlare dei venti che soffiano qui. Questo perché l'Antartide è il luogo più ventoso della Terra. È stato riferito che la velocità del vento qui raggiunge addirittura i 320 km orari.